Io sono Matteo Caccia e quello che faccio nella vita è raccogliere e raccontare e restituire le storie di vita delle persone. E ho la grande fortuna di essere in questo angolo d'Italia, sono nelle Langhe, per raccontare di fatto la storia di una famiglia che ha fatto un pezzo di storia recente di questo angolo di paese. Sto parlando della famiglia Ceretto, delle loro cantine ovviamente, e attraverso quello che vedrete, cioè attraverso le chiacchiere con due generazioni familiari, scopriremo quello che hanno fatto, dove lo hanno fatto, ma soprattutto come lo hanno fatto. Bruno, questa azienda è nata per opera e per mano sua e di suo fratello Marcello. Era già un lavoro che faceva mio papà, che però faceva il commercio del vino all'ingrosso. Mio papà è scappato da Santo Stefano Belbo nel 1937, quando sono nato io. Dopo due mesi è andato a Braffa l'autista in un'azienda vinicola. Poi è arrivata la guerra, si sono trasferiti ad Alba perché era un centro più importante. E di lì è incominciato il percorso. Poi è arrivato mio fratello, naturalmente, che è il tecnico, che è l'enologo, e io elencavo 10 sogni a mio fratello. 10 sogni, lui stava molto attento, sentiva, non si parlava, ci parliamo poco anche adesso, e poi me ne realizzava almeno 3 di sicuro, 3, ed erano quelli più importanti. L'abbiamo fatto per 55 anni e abbiamo realizzato 165 sogni. Mi racconta come faceva a venderlo, cioè quando sbarcava a New York, cosa aveva, delle bottiglie con sé? Cioè andavo in giro, parlavo, io ho sempre venduto il territorio, ho sempre detto che le Langhe era un punto meraviglioso, qui 20 anni fa non c'era nessuno, ho portato un'infinità di gente qui perché volevo fargli capire che noi eravamo bravi, no, perché allora si parlava solo francese dappertutto e che noi non eravamo solo dei vicini, eravamo gente che era capace di fare delle cose almeno buone come loro. E noi siamo una delle poche aziende al mondo totalmente in biodinamica e questo ci crea veramente delle grandi soddisfazioni. Cominciamo a vedere adesso, dopo 10 anni di prove, che i risultati sono di grande valore di qualità, no? E di serietà, perché il biodinamico richiede un grande rispetto della natura ed è qui che bisogna andare. L'importante è farlo come lo faccio io ancora oggi, che ho 1.004 mesi, divertendomi, perché se non ti diverti non produci. Io sono il commerciale estero, quindi sono quello che è l'ambasciatore che porta in giro, mi occupo anche della parte commerciale un po' di tutto il gruppo. Io prendo le redini da mio padre Bruno e io, giustamente, avendo a che fare con importatori, clienti e le aziende che sono fuori dall'Italia, sono anche un po' comunicatore, però seguo le linee che Roberto stabilisce. Lei con la sua comunicazione. C'è il fascino di fare un lavoro che è un lavoro viticolo, quindi di vigna, di natura, selvatico, che però si traduce in una bottiglia che tu porti in dei contesti bellissimi, tavole di ristoranti meravigliosi, degustazioni organizzate ad altissimo livello, persone preparatissime che sono affascinati dalla famiglia, dalla storia dell'Italia. Loro sono affascinati perché sono italiano, faccio vino in Piemonte a Barolo, tun 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 tun. Faccio vino, porti qualcosa che alla gente piace e in più ci aggiungo è l'azienda della mia famiglia. Ognuno di noi si è diviso il lavoro del proprio genitore, del proprio papà. Mio padre è quello che segue l'economia e la produzione, perciò Lisa ha seguito il lato economico e io la produzione. E Roberta fa comunicazione, Federico fa la vendita, perché Bruno faceva comunicazione e vendita. Io mi occupo della produzione, perciò di tutto quello che è la viticoltura e dell'enologia. La mia giornata si alterna appunto tra assaggiare vini e andare a seguire le lavorazioni che vengono fatte in tutte le stagioni in vigna. Qual è la cosa più bella del tuo lavoro, cioè quella che ti dà più godimento in assoluto? Essere in mezzo alla natura, che ti dà questo senso di libertà, di non essere legato. E poi forse il fatto che lavori con la natura, non hai mai una certezza, cioè è proprio il mio lavoro che cambia ogni giorno, in ogni attimo. Mi occupo di amministrazione e finanza e ho una laurea in economia e commercio che poi ho sfruttato giustamente
nell'economia aziendale. Quindi tu quando arrivi in azienda ti metti alla scrivania e hai a che fare con dei numeri, esatto, per lo più. Esatto, per lo più con numeri, sì, anche con persone, perché comunque ci interfacciamo con i nostri consulenti, però, tutta la parte contrattuale. Però mi dicevi che in realtà tu, come tutta la famiglia, hai frequentato la campagna, certo, la vigna. Sì, da bambini siamo cresciuti nelle vigne, quindi un po' per gioco. Ci siamo sempre trovati durante la vendemmia a salire sui trattori e divertirci anche, perché era puro divertimento in quell'epoca. Seguo tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, l'accoglienza, l'organizzazione di eventi e poi forse sono quella che si è appassionata di più al progetto spin-off della famiglia, che è quello legato all'arte contemporanea, quindi far parlare di quello che facciamo anche attraverso la cultura. Nessuno si poteva immaginare che proprio alla Morras o Hewitt potesse mettere un caleidoscopio di colori in un vigneto di Barolo. Che cosa c'è nei ceretti? Che allora, incoscienza, curiosità sicuramente, e voglia di inventarsi qualcosa di nuovo costantemente. Ci piace creare dei contenuti, ci piace creare delle emozioni e quindi in ogni progetto che portiamo avanti, che sia un vino, che sia un ristorante, che sia un'installazione messa in un vigneto, l'obiettivo è quello di far appassionare la gente tanto quanto siamo noi appassionati e innamorati del nostro territorio.